Stavolta Omnia Mantova vi accompagna in uno dei luoghi più inesplorati dagli stessi mantovani, nonché dai turisti. La zona la chiamo con un nome aulico, Insula Sacra. Non è altro che quel quartiere, quella porzione di Mantova che sta dietro la cattedrale, dietro il Duomo di San Pietro. È quella che parte sostanzialmente con l'imbocco di Vicolo del Gallo, che poi è seguito dal Vicolo della Gallina. Non preoccupatevi, ci troviamo in una zona urbana e non rurale, ma che piglia il nome dalle insegne delle osterie. E neanche vi immaginate che cos'è questo muro e di che cosa ci parla. Non è altro che il fianco della casa cosiddetta di Rigoletto. È una casa dei canonici della cattedrale, quindi appartenuta e appartenente a tutt'oggi alla chiesa mantovana. Racconta in ogni suo brano, in ogni suo sasso, in ogni sua pietra, che qui ci troviamo in una parte antichissima della città, che prendeva anche il nome di Scaglioni. Breve sosta in piazza o piazzetta canonica di San Pietro, qui siamo dietro l'abside della cattedrale, è un po' il fulcro di questa matassa di strade strette, curvilinee, in salita e in discesa, in una città che alla fine, oltre che essere acquatica, è pianeggiante. È perché questo è uno dei quartieri più antichi della città. Addirittura è anche una zona ad altissima percentuale di ritrovamenti archeologici, addirittura d'epoca etrusca, quindi romana, poi tardoantica, longobarda, alto medievale, basso medievale, rinascimentale sino all'oggi. È uno dei luoghi più significativi di Mantova ed è anche meno frequentato sia dai mantovani stessi e perlustrato dai turisti. Come succede nel quartiere di San Leonardo, vale a dire il Corno, per la sua conformazione, l'Insula Sacra ha delle caratteristiche assolutamente diverse dal resto della città, completamente concentrata su questa, definiamola altura, che arriva sino a Via Montanari. È un piccolo dedalo nel quale, anche con la nebbia quando c'è, è piacevolissimo perdersi perché è denso di sorprese. Ad esempio qui ci troviamo in Piazza Stretta. Beh, il nome è un programma e racconta tutta la verità. Ed è oltretutto in discesa. Perché? Perché già percepisce la presenza dell'Ancona di Sant'Agnese, quella che oggi è Piazza Virgiliana, vale a dire il porto maggiore di Mantova. Infatti qui si scivola. Ed eccoci all'incrocio. Prima Vicolo Gallo ed ora Vicolo della Gallina. Incrocio con Piazza Stretta. Dietro si può notare una struttura un poco aliena, quasi un'astronave calata in un posto del genere. Non è altro che il seminario vescovile, la parte nuova, quello quando si immaginava un'estensione della scuola dei preti importante, che non c'è stata. Di certo quell'impianto strutturale ha preso il posto a livello di area, perimetro e massa di quello che fu la chiesa di San Paolo, che era parallela alla cattedrale che sta dall'altra parte. E qui succede una cosa interessante. Si torna nuovamente in discesa, incredibile, in via Sant'Anselmo. Ecco sì, certo, la tabella che indica il nome della via non si vede tanto, è un pochettino consunta. Comunque questo è via Sant'Anselmo, il patrono di Mantova. Ma in origine questa strada prendeva un altro nome, già Vicolo della Montata, che in dialetto significa salita, che per noi qui diventa una discesa. Montata, brutta parola, che venne appunto censurata e venne sovrapposta e un pochettino oscurata dal nome del patrono. E qui si esaurisce l'antico quartiere degli Scaglioni.
l'insula sacra, vale a dire in via Carlo Montanari, uno dei martiri di Belfiore, che insieme a, dall'altra parte, a quello che era il vicolo Sant'Agnese dietro il Museo Diocesano, chiudeva la città più antica. Precisamente in quel punto, con via del Seminario, oggi via Cairoli, dove appunto c'era la porta del Vescovado. È uno di quei luoghi che gli stranieri, gli anglofoni, definirebbero pittoresco, ma in verità è una delle varie Mantove più genuine, veramente, che si sono un attimo cristallizzate. Ecco, basterebbe un po' più di vita però, qualche geranio, qualche situazione, come dire, più sociale, e diventerebbe appunto un luogo di scorrimento e anche di grande curiosità, come esiste ad esempio la nudità in piazza Alberti della Basilica di Sant'Andrea, qui esiste quella della Cattedrale, e sarebbe una notevole scoperta.